Allora, aspettiamo che qualcuno si connette. Minuto, diamo spazio a qualcuno di connettere. Allora, buongiorno a tutti, per qualcuno che magari sta pranzando, buon appetito, io lo farò dopo se tutto va bene. Allora, oggi vi voglio parlare della forza di volontà. Ieri meditavo la scrittura e mi veniva in mente questo soggetto, la forza di volontà. Allora, prima di tutto, quando parliamo della forza di volontà, quando io vi parlo della forza di volontà, quando qualcuno vi parla della forza di volontà, nella vostra immaginazione si proietta qualche cosa di particolare. Ok? E noi dobbiamo sistemare questa proiezione, questa immaginazione che ci fa pensare a questa cosiddetta forza di volontà. Allora, noi siamo circondati da persone, Shalom a te. Da incoraggiatori, comunicatori, persone che incoraggiano, che vogliono stimolare la vostra forza di volontà. Quando dobbiamo cominciare una dieta ci va una grande forza di volontà. Quando dobbiamo cominciare qualcosa ci va una grande forza di volontà. Ora io, lungi da me, parlarvi contro questa cosiddetta forza di volontà. Non vi voglio parlare contro, ma vi voglio dire il perché non sempre funziona. Perché a volte è un problema in Cristo Gesù questa forza di volontà. Infatti, meditando la scrittura, mi è risaltato qualcosa agli occhi. E spesso, qual è il problema della forza di volontà? Che per molte persone, miei cari, funziona. Per molte persone le stimola a fare qualcosa. Persone hanno più forza di volontà. Altre persone ne hanno meno forza di volontà, ma c'è un grosso problema, c'è un grosso pericolo della forza di volontà. E vi voglio leggere una scrittura, ma prima di leggervela voglio darvi una testimonianza personale sulla forza di volontà. Quindi lo ripeto, a scanso di equivoci, non vi voglio parlare contro, ma la forza di volontà non è onnipotente, è fallace e affidarci unicamente ad essa ci fa comprendere che spesso le cose non funzionano. Ad esempio, chi mi conosce parla di me e dice: tu hai una grande forza di volontà, sei molto determinato in quello che fai, ci metti passione in quello che fai e queste cose sono importanti, importantissimi. Ma c'è un problema sulla forza di volontà. Paolo ci dice qualche cosa sulla forza di volontà e vi invito a leggerlo insieme a me. Dice, sto leggendo in Romani 7, dice: sappiamo infatti che la legge è spirituale, quindi è qualcosa di buono, ma vi dirò oggi che non funziona. Cioè, è qualcosa di buono, la legge è santa, dice la scrittura, ma c'è qualcosa che non è efficace per noi, non funziona, perché ci dice cosa è giusto non fare. E cosa è giusto fare, ma non ci dà la soluzione per farlo. Infatti, verso 15 dice: poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti, non faccio quello che voglio. E qui l'Apostolo Paolo che parla: non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, cioè la forza di volontà, il desiderio di fare il bene, ma il modo di compiere questo bene, no. Infatti il bene che voglio, finisco per non farlo, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge.
Quando voglio fare il bene, forza di volontà, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me è infelice. Versetto 24, facciamo una pausa. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ora, ti ripeto, persone dicono di me che ho una grande forza di volontà. Ma queste persone non conoscono l'intimo del mio cuore e vi comunicherò l'intimo del mio cuore. Per quanto si trovi in me una grande forza di volontà, le persone da fuori non vedono i miei fallimenti, non vedono quanto questa mia forza di volontà spesso e volentieri mi ha abbandonato. E vi confido che nel passato io non riuscivo a vincere il peccato. Io mi promettevo, adesso avrò la forza di volontà di non fare più questo peccato, di non fare più questo errore. Quante volte hai iniziato una dieta con la forza di volontà e quante volte l'hai interrotta? Quante volte hai detto la mia forza di volontà mi farà smettere di fumare? Alcuni ci riescono, altri stanno 7 mesi, 8 mesi senza fumare, ma poi ritornano a fumare. E io spesso amo di dire a queste persone: non hai mai smesso di fumare, hai fatto una pausa. Ma perché? Perché queste persone, fratelli cari, fanno affidamento sulla loro forza di volontà. Ma c'è un problema, è buona la forza di volontà, perché la forza di volontà cerca di fare le cose giuste, cerca di avere sani propositi. Quante volte diciamo con l'anno nuovo farò questo, farò quest'altro e non farò più questo, lascerò le cose vecchie. Ed è un buon proposito, ed è la forza di volontà, ma spesso ti ha tradito questa forza di volontà, non funziona. E ti ripeto, anche se le persone dicono di me che ho una grande forza di volontà, queste persone non sanno tutte le volte che questa forza di volontà mi ha abbandonato. E Paolo ce lo dice, l'apostolo Paolo, non quel povero scemo di Simone, ma l'apostolo Paolo. Dice: io ho la forza di volontà, voglio fare il bene, ma in me si trova a combattere il male, mi tira. Quindi i buoni propositi, la forza di volontà, spesso fa leva sulla carne, sulla tua forza. E se edifichi sulla tua forza, la scrittura ci dice in Deuteronomio: guardati dal dire la mia forza mi ha fatto conquistare questo, la mia forza mi ha fatto ottenere questo, perché ti stai ingannando. Amen. Ciao Walter. È così, è così. Quindi questa forza di volontà spesso ci abbandona ed è un problema, e l'apostolo Paolo ce lo dice. Questa forza di volontà spesso lo abbandonava. Vi confido una cosa che forse non ve la dirà nessuno. Sapete che ho fatto molti digiuni e molti li ho anche interrotti. Li ho interrotti perché ad un certo punto avevo la forza di volontà di digiunare, digiunerò 40 giorni, una settimana, ma poi, siccome questa forza di volontà si fondava sul mio desiderio, sulla mia forza, il mio proposito, arrivava lo stimolo opposto che era il forte appetito e ad un certo punto mi abbandonava. C'è un forte proposito per smettere di fumare? Ma poi il proposito che ti ritira a fumare ti lega. È più forte di te. È più forte della tua forza di volontà. In alcuni momenti sarà più forte. In alcuni momenti sarai tu più forte, in altri no. Ma questa non è vittoria. Questo è un fare a braccio di ferro con il peccato, con il diavolo, che la Bibbia dice che è sconfitto. Quindi, cos'è che vi voglio dire? Cos'è che voglio farvi capire? Paolo stava dicendo, miei cari, che se noi ci fondiamo sulla nostra forza di volontà, avremo forse per un tempo l'apparente vittoria, che non è una vittoria, che se tu smetti di fumare per un mese, tu non hai vinto. Tu hai vinto quando sei liberato dal fumo. Così come ogni peccato, quante volte ti sei proposto digiunerò di più? E poi fallivi, smettevi di digiunare, o non farò più questo peccato, non ce la farò, basta. Basta, mi lego, ora non lo farò più, Signore, ti prometto che non lo farò più. Basta. E questo è un cercare di dare qualche cosa al Signore, ma tu non puoi dargli nulla. Addio. Cavolicchio. Non gli puoi dare nulla, lui ha già fatto tutto per te. Quindi c'è un problema che tu cerchi di fare qualche cosa. A volte io, nella mia ignoranza, mi sono legato con Dio. Ho detto, non lo farò più. Cascasse, non lo farò più. E tu ti vai a legare, perché non è vero, è solo un buon proposito che,
Per compensare il senso di colpa, incoraggia la tua carne, non lo farai più. Così Dio comprenderà che sei sincero stavolta, che hai dei sani propositi. Fratelli, non funziona così. E non so se ci avete fatto caso, la vostra forza di volontà vi ha spesso traditi, vi ha spesso abbandonato. E lo ripeto, persone che hanno ammirazione della mia forza di volontà, mi ritrovavo due lacci. Guardate qual era il problema della mia forza di volontà. La prima, che le persone non lo vedevano, ma spesso questa forza di volontà mi abbandonava e facevo dei fallimenti miserabili che non dicevo a nessuno, ma ero oppresso da questo. Quindi non sapevano realmente. Ok? Secondo. Quando poi cercavo di incoraggiare le persone, direi, forza, confida nel Signore, vai avanti, dai che lo vinci questa cosa. Le persone mi rispondevano, in preda a uno spirito demoniaco di pigrizia, ovviamente sto scherzando, modo di dire, in preda alla loro carne, mi rispondevano questo. Ma Simone, ma tu sei sempre stato così, sei sempre stato pieno di forza, di volontà, determinato a fare le cose, sei sempre stato così. Ma per le persone come me, mi dicevano, non è facile. Le persone come me si scoraggiano in fretta, non è facile. Tu sei sempre stato così. Quindi, non solo la loro ammirazione della mia forza di volontà era sovrastimata, ma in più diceva, ma per te è facile, sei sempre stato così. Che gatto da pelare! Non solo era sovrastimata questa autostima, ma addirittura. E loro dicevano, tu sei sempre stato così. Quindi io stavo proiettando le persone a condurle a me, cioè a pormi io come fondamento per loro. E sbagliavo in modo miserabile, ero frustrato e le cose non funzionavano. Qual è la soluzione a tutto questo? Ascoltami bene. Qual è la soluzione a tutto questo? Paolo dice, c'è una guerra che me la legge è buona, non è demoniaca. Ciò che è demoniaco è vivere cercando di soddisfare gli standard della legge. Quello è demoniaco. Quello è malvagio. Quello è stregoneria. La legge di per sé è buona perché l'ha data Dio. Solo che non ha il potere di redimerci, di aiutarci e di salvarci, di farci vivere rettamente, ma produce solo frustrazione. Quindi lui lo dice: non voglio parlare male della legge. Io vorrei adempiere la legge, ma c'è una natura dentro di me che è contraria alla legge. Il buon proposito mi dice osserva la legge, lo farò. La carne che è in me, il peccato che è in me mi dice non ce la fai, mi opprime, mi va contro per non farcela. Quindi il problema che per cui ancora non hai smesso di fumare, e so che qualcuno di voi non ha ancora smesso di fumare. Non ha smesso di lasciare alcuni peccati, alcune cose, è che se fai affidamento sulla tua forza di volontà, ti dimentichi quello che Cristo ha fatto per te. Quindi dov'è la soluzione a tutto questo? Leggiamola insieme, ci siamo fermati al verso 24 e Paolo dice: me infelice, povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Il verso 24 è Paolo che si dispera e tu puoi identificarti in questa disperazione. Se l'ha detto l'apostolo Paolo, lo puoi dire anche tu. Povero me, chi mi libererà? Voglio fare le cose per Dio, ma in me si trova una forza che mi tira giù. Voglio elevarmi a Cristo, ma ci sono delle funi che mi tirano nella carne. Cavolo, mamma mia. E qua c'è la soluzione di Paolo. Se vuoi finire di combattere, se vuoi finire di opprimerti in questo modo, leggi il verso 25. Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quindi, qual è la soluzione? Focalizzati, identificati. Sulla prima parte del verso 25 che dice: grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi tutto deve finire in Cristo. Guardate qui. Andiamo avanti. 8, i primi versi. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ciò che era impossibile alla legge
È alla mia forza di volontà, perché la mia carne lo rendeva impotente il voler adempiere la legge. Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Affinché, quindi tutta la soluzione è questa, il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Wow, qual è la soluzione? Non è la tua forza di volontà, non funzionerà mai, non funzionerà a lungo termine. È tutto basato sul fatto che non c'è più nessuna condanna su quelli che si identificano, che guardano alla croce perché quella croce sprigiona, si è caricata della condanna della legge e ti libera un'altra legge. Sai quale? La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, che ti libera dalla legge del peccato e della morte. A te era impossibile fare questo, a motivo della legge, perché la tua carne, la tua forza di volontà lo rendeva impotente, ti legava. Ma Dio ha risolto questo problema mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, a motivo del peccato, ha condannato il tuo peccato, la tua dipendenza di fumare, la tua dipendenza dal peccato, la tua scarsa volontà, l'ha condannata nella sua carne, si è caricato le conseguenze della maledizione, si è caricato le conseguenze della legge mosaica, affinché quella croce, quel sangue sprigionasse vita, perché nel sangue c'è la vita, sprigionasse un'altra legge, la legge dello spirito della vita che mi libera. Quindi non è più forza di volontà, ma la forza che sprigiona Cristo in me, che è speranza di gloria. Wow! Quindi smettila di dire, di autoconvincerti, perché quello che fanno i comunicatori a volte. Proclamalo, credilo, non pecco più, non pecco più, non pecco più. No, questo è trainer autogeno. Convinciti di non peccare, convinciti di non peccare. Io ce la posso fare, io dimagrirò, io farò la dieta. No. Quello che la tua volontà, quello che la tua forza di volontà ha fallito, lascia che fluisca la sua volontà in te. Cioè, non guardare più a te stesso, ma guarda quello che Cristo ha fatto per te. Paolo dice: povero me, chi mi libera? Ah, ma una soluzione per voi. Grazie siano rese note a Dio per quello che Cristo ha fatto per me. Si è caricato quella legge, si è caricato la tua debolezza, si è caricato la tua dipendenza. Ed è guardando quello non che devi fare tu, ma quello che Cristo ha fatto sulla croce, che si sprigiona quella legge dello spirito della vita che ti libera dalla condanna, che ti libera dalla morte. Non è la tua forza di volontà, non ti devi edificare su te stesso, ma su di lui, su quello che lui ha fatto sulla croce. E tu ti renderai conto, perché te lo dico per esperienza nella parola, che anche digiunare. Amen, amen. È il principio della legge questo. L'opera di Cristo in noi è nel riposo della fede in ciò che Cristo ha già fatto per noi e che oggi lo Spirito lo ministra in noi. Amen. È come sta dicendo Walter, è proprio così. Quindi comprendo che non devo più edificarmi su quello che posso fare io e tu ti renderai conto, come ti stavo dicendo, te lo dico per esperienza nella parola, che anche digiunare sarà più facile. Perché il tuo sguardo non sarà più fisso, non devo ascoltare la tentazione di mangiare, non devo ascoltare. No, sarà guardare Gesù. Lui l'ha fatto, io vinco. Ed ecco che io posso portare a termine un digiuno, posso portare a termine una dieta, posso vincere il peccato. Perché non è più non devo, non è più legare la carne non si lega, al massimo si legano i demoni. Non è più trattenere la carne e sforzarti, ma è il riposo in quello che Lui ha fatto in me. Quindi gloria a Dio, non devo più, non devi studiare la Bibbia affinché fortifichi la tua forza di volontà, ma la devi studiare, devi stare nella scrittura per comprendere quello che Cristo ha già fatto per te. Amen. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. È in Lui, è in quello che Lui ha fatto. E in questo modo, se fino adesso non hai fatto così, forse non ti sei reso conto che hai creduto in un Vangelo non completamente reale, un altro Vangelo. Non mi scorderò mai come, per chi ci può credere in queste manifestazioni, ma con voce udibile,
una cosa che non ci avevo mai fatto caso. Si parla sempre, tu stai predicando un altro Vangelo. Si accusano i fratelli di predicare un altro Vangelo, solo perché non ci troviamo in linea con le dottrine. E una volta Dio mi disse, ero in doccia e con voce udibile mi disse: Simone, ogni volta che la mia chiesa ripropone la legge per arrivare a me, per ottenere le cose con me, per ottenere vittoria, ogni volta che mette un po' di legge nella predicazione del Vangelo, quelle persone, quella chiesa sta predicando un altro Vangelo. E sia anatema un Vangelo che non mette come fondamento l'opera di Cristo, ma quello che noi vogliamo fare. Questa parola mi ha scosso. Ho detto, non ci avevo mai fatto caso. Stavo studiando l'Epistola ai Romani e Dio mi va a parlare con un passo che è nel contesto in Galati. È un altro Vangelo quello che si fonda su quello che deve fare l'uomo piuttosto che su quello che già Cristo ha fatto, predicare la legge, innestarla. E quindi cosa vuol dire? Possiamo peccare liberamente? No! 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 Perché chi sperimenta la grazia non si sente autorizzato a peccare. Perché persone hanno paura di predicare queste cose. Allora tutto Cristo, noi non dobbiamo fare più niente. E noi dovremmo credere in quello che Cristo ha fatto. Non dobbiamo aggiungere, questo è aggiungere o togliere, cioè dobbiamo mettere un fondamento di nostro, umano, ma non reggerà. E chi ci riesce, chi riesce per molto tempo a mantenere questo tipo di atteggiamento, svilupperà un orgoglio per chi non ce la fa. Vedi, tu non sei arrivato al mio livello di santità. Semplicemente che hai una forza di volontà un po' più degli altri, ma presto o tardi ti tradirà pure a te. Anche tu sarai tradito da quella forza di volontà che è scarsa. Se io sono stato liberato dal peccato, come ritornerò a peccare? Quindi la grazia non mi autorizza a peccare. Quando tu vedrai un ministro che predica la grazia e che continua a peccare, che lascia sua moglie, che maltratta i suoi figli, che se la fa con la segretaria, che dà scandalo, non sta vivendo la grazia, voglio dirti. Non sta vivendo la grazia. Probabilmente ha bisogno di essere aiutato dalla grazia di Dio. Ma non la sta vivendo. Il peccato... Il punto è che non sono più focalizzato sul peccato, ma sono focalizzato su Cristo. E anche se io ho detto questa cosa anche in una diretta, in un video, e sono stato attaccato di improvvisarmi all'ascolto della voce di Dio, io so cosa Dio mi ha rivelato in visione quando... Mi ha detto, io ho visto un ovile di pecore, e ho visto, e lo voglio ripetere perché è una cosa che mi ha molto toccato e aperto la mente. E c'era una pecora che continuava a guardare i confini del recinto dell'ovile. E Dio mi ha detto, vedi, questa pecora rappresenta la mia chiesa. È lì focalizzata a guardare cosa può fare, cosa non può fare, quali sono i confini della volontà di Dio, quali sono i margini, cosa posso, cosa non posso fare, uscire di qua, non uscire di là, c'è paura del lupo, c'è paura del mercenario. E Dio mi ha detto, no, queste si preoccupano del recinto al posto di focalizzarsi sullo stare tra le braccia del buon pastore. Se sto tra le braccia del buon pastore non avrò paura del lupo, non avrò paura del mercenario, non avrò paura di uscire fuori dal recinto perché sono tra le braccia del pastore. E lapidatemi per questo se volete. Ma io sono più focalizzato su Cristo, il mio buon pastore, di quanto lo sono sul peccato. Cosa vuol dire? Che non sottovaluto il peccato? No, il peccato mena a morte. Il peccato produce morte nella vita. E quanto più io guardo quel peccato, noi siamo trasformati da ciò che guardiamo. Che cosa stai guardando? Ciò che puoi fare, ciò che non puoi fare, il peccato? Questo produrrà un'immagine dentro di te. Guarda Cristo e la sua luce, la contemplazione della sua luce trasformerà il tuo cuore. Amen. Amen. Recinto e guardare il comandamento e non quello che l'ha adempiuto. Amen, esatto, il buon pastore, esatto. E questo è tremendo. E persone mi hanno attaccato, mi hanno detto, ma sei sicuro? Prima di dire che Dio ti ha detto, Dio ti ha fatto vedere, dovresti essere attento. Me ne assumo la responsabilità, ma questa rivelazione mi ha avvicinato al Signore, non mi ha allontanato. O non mi ha detto, pecca pure liberamente, ma ha detto che se ti preoccupi di stare con me, di stare tra le mie braccia, il peccato non ti interesserà più, perderà di potere. Invece quanto più tu dici a una persona, questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, io lo vedo con mio figlio.
Se gli metto nuove regole, lui sarà tentato di farle ancora di più. Tutto sta esattamente nel tenere lo sguardo fisso su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta in me. Se tu guardi a Cristo, tu cammini nella sua fede. Se tu guardi le circostanze che ti stanno attorno, un po' come ha fatto Pietro quando camminava sulle acque, finché ha guardato a Cristo, lui camminava sulle acque. Quando ha cominciato a guardare attorno a lui, la sua forza, le circostanze, è caduto giù a picco. Quindi voglio liberarti questa mattina dalle tue dipendenze, dai tuoi vizi, dai peccati, smettendola di dire non lo farò più domani, ma c'è qualcuno che l'ha vinto per me una volta e per tutto, una volta e per tutte. Quindi che non si limiti ad essere solo una bella parola, ma un incoraggiamento a guardare Cristo. Infatti, bello questo suggerimento di versetti perché è importante, va a confermare tutto. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi la grazia, stare sotto la legge non ti rende più santo e stare sotto la grazia non ti rende più peccatore perché proprio che per il fatto che mi metto sotto la grazia, cioè la vittoria del peccato, che questo peccato non ha più potere su di me perché è stato sconfitto una volta e per sempre. Cioè, vi rendete conto che sotto la grazia il peccato non ha più un legale potere su di me? Forse ha potere su di te perché lo stai contemplando troppo, che lo guardi troppo. Io lo so che i motivatori oggi mi odieranno. Se qualcuno è un motivatore, forza di volontà, autoconvincimento, treno erotogeno, vai davanti allo specchio e ripeti: io posso, io non sbaglierò questa sera, in questo giorno, io farò le cose per bene. Santi e mega propositi, ma poi non ce la fai e ti frustri e ti senti colpevole e ti senti un fallito. E allora cosa succede? Per coprire il peccato ti giustifichi. Ma dentro di te tu sei oppresso, sei tormentato, tormentato perché non ce la fai. Allora, perdi pure l'interesse. Ascoltami perché forse sto profetizzando per qualcuno. Allora, perdi pure l'interesse a fare le cose di Dio, visto che non ci riesci. Perdi l'interesse a venire in chiesa, perché non riesci a mantenere quello standard di vita alto. E dici: la chiesa non fa per me, il regno non fa per me, il Signore non fa per me, cioè lui è santo ma io non riesco. Quindi questa è una separazione. Ma se era la legge che bastava, Gesù non avrebbe, Dio non avrebbe, il Padre non avrebbe mandato Cristo. Quindi, se hai pensato questo, forse non fa per me. Non fa per me. È perché ti sei focalizzato sullo sforzo tuo di piacere a Lui. Ma la Bibbia dice che noi siamo grandemente favoriti, cioè, non per quello che abbiamo fatto noi, ma per quello che ha fatto lui, nell'amato figlio. Siamo grandemente accettati, amati in lui, al di là di quello che tu combini. Poi produrrà in te questa rivelazione il desiderio di fare la volontà di Dio, di fare, di piacere a lui, ma è una risposta al fatto che tu già piaci a lui. È un po' come la voce tuonante dal cielo, nel Vangelo dice: questo è il mio amato figlio, in lui mi sono compiaciuto. E che aveva fatto Gesù nella prima volta in cui questa voce si era appena battezzato? Che aveva fatto? Niente. E questa è la voce che il Padre rivolge a te. Tu sei il mio amato figlio, in te mi compiaccio per quello che ha fatto Cristo in te, che è la speranza di gloria. Quindi, ascoltami perché è importante questo. Persone ho visto che si sono allontanate perché dicono: ma io non riesco a fare la volontà di Dio, non riesco a smettere di peccare, non riesco a fare questo e quest'altro. Perché non ci riesci tu? Lascia che Cristo ci riesca in te. Lascia che Lui possa farlo. Che Lui possa liberarti da questo. Che guardando Lui c'è quel sangue che sprigiona vita, che si è caricato della legge che viene chiamata in Corinzi, mi pare, il ministero della condanna e della morte. Questo produce la legge. Sottolinea il peccato che c'è nella tua vita, lo evidenzia, tu hai peccato. Ma poi non ti dà la soluzione, ti condanna perché hai peccato. Ok, la condanna di questa legge è stata caricata sul legno della croce affinché quel sangue versato sprigionasse vita, perché la vita è nel sangue. Quale legge sprigionasse? La legge dello spirito della vita che mi libera dal peccato e dalla morte e dalla condanna. Ecco perché tu puoi comprendere, non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo.
Non perché se fai le cose bene non c'è più condanna, se continui a peccare poi c'è condanna. No. Ma non c'è più condanna perché questo, quello che Cristo ha fatto, la tua condanna se l'è caricata. Quindi, se hai fallito fino ad oggi, è perché, ascoltami bene, è perché hai cercato di sviluppare una forza di volontà per piacere al Signore. Non funziona. I più grandi fallimenti li ho sperimentati in questo modo. E io che sono un leader, un responsabile. Era doppiamente frustrante perché non riuscivo, fallivo io e non riuscivo a far vincere neanche gli altri. Questo no, questo non va bene. Finché poi ho compreso che devo essere, avere meno, cioè confidare meno nella mia forza di volontà. Perché la mia forza di volontà, presto o tardi, ci porta a fallire. E ti prego, senza che mi vieni contro per forza, ma rifletti a quante volte la tua forza di volontà ti ha abbandonato, ti ha lasciato. Quando hai iniziato una dieta, quando hai detto non farò più quel peccato, quindi non fare il male, quando hai detto farò il bene, sarò più educato, sarò più gentile, non risponderò male ai miei genitori, non sarò stizzoso, stizzosa con gli altri, con i fratelli. Quante volte questi buoni propositi? Questi buoni propositi ti hanno abbandonato. Quante volte? Quindi, voglio dirti, vuoi continuare in questo modo? E te lo dice uno che ha la reputazione di avere una grande forza di volontà. Io ho conseguito dei bei risultati sportivi per la forza di volontà. Ho fatto un lavoro sul mio carattere per la mia forza di volontà. Ho cercato di edificare una chiesa per la mia forza di volontà. Però mi sono solo esaurito e stressato. Ero diventato quella Marta spirituale, facciamo per Gesù, facciamo, 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 facciamo. E poi una cosa mi era necessaria, stare tra le sue braccia e ricevere il suo amore che ha fatto tutto. Amen. Grazie a voi, grazie a quanti hanno seguito la diretta, per chi è venuto e si è... Quando prendi una buona azione, non sbagliare più a quell'azione. Ecco, non devi dire non lo farò più, ti rispondo subito, Angelo Zanfardino. Non devi più dire non lo farò più, non lo farò più. Ma hai sbagliato? Te ne rendi conto? Vai dove, vai, riparti da capo. Non è dirti non lo fare più che ti porterà la vittoria, ma è andare a chi ha vinto quel peccato. Ed è stato Cristo. Contempla Cristo. Più contempli Cristo, più vinci il peccato. Più contempli Lui. Quello che lui ha fatto, non sto indicando un crocifisso, a scanso di equivoci, è un mio modo di immaginare, di guardare il Signore. Ma più contempli l'opera della croce, vai a guardare, che ne so, Ebrei 12, tenere lo sguardo fisso su Gesù, la sua vittoria mi libera. Quindi non dire non lo farò più, pentiti, ravvediti. Dicono intanto, ma se io predico questo tipo di ravvedimento, e qui molti mi odieranno tantissimo, io predico un qualcosa che faccio io per il Signore. Io mi ravvedo, non lo farò più, Signore. Quante volte l'hai detto mi ravvedo e poi l'hai rifatto? Quante volte? Sii sincero, quante volte? Quindi il punto è il ravvedimento, significa ritornare alla croce, cambiare modo di pensare. Perché spesso sbagliamo perché edifichiamo sulla forza di volontà, edifichiamo su noi stessi. Quindi ravvediti, smettila di fare affidamento sulla tua forza di volontà e vai sulla sua. Così si vince il peccato, ragazzi. Così lo vinci. Anzi, e non ti costerà fatica, ti renderai conto non che non devi peccare, ma che realmente non hai più bisogno. Non è una necessità tua. È una necessità di quell'opera morta. Di quel il tuo essere che è stato ucciso sulla croce, perché siamo morti con lui. Cosa vuol dire morti con lui? Morti al peccato, morti alla legge, per e risuscitati con lui alla vita. Perché aspetta, qual è il passo? Romani 7 dice che siamo, che fa l'esempio di marito e moglie. E con questo chiudo. Dice che una donna è legata al marito per tutto il tempo che il marito vive. E sta parlando della similitudine della legge. Eravamo sposati alla legge. Quindi non è che dici me ne vado dalla grazia. No.
te ne puoi andare solo morendo. Infatti dice che legalmente siamo morti con lui, risorti con lui, cioè morti alla vecchia vita che dipendeva per piacere a Dio dalla legge, per resuscitare a nuova vita e sposarti finalmente con la grazia. Con la grazia che ti ha liberato da quel marito opprimente chiamato legge. Era un marito pretenzioso, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. E credetemi, chi ha veramente, non dico che parla della grazia, ma che la vive, è una persona che veramente pecca pochissimo e addirittura, vi posso dire di più, supera gli standard della legge. Perché l'altro giorno abbiamo dovuto interrompere una preghiera, una riunione di preghiera, proprio perché c'era una sorella che non gli entravano sti concetti, perché fa qua la cena del Signore, qua la fa chiunque, non c'è ordine, non si guarda se si pecca o no. Per carità, non le posso sentire queste cose. Però, e gli ho dovuto far comprendere questo, che non possiamo edificare su noi, cioè tu eri sposato alla legge ed era un marito e la legge, pensa, ti fa sembrare che tu vivi a standard alti, ma la verità è che vivi a standard molto bassi. Infatti Gesù si arrabbiava principalmente non con i peccatori, non con le prostitute, si arrabbiava con i religiosi che si sentivano arrivati. Quindi io voglio dirti, ascoltami, questo non può funzionare nella tua vita, non può funzionare. Io gli ho detto, vuoi stare agli standard della legge? Io ti dimostro che se stai con gli standard della grazia, tu scavalchi la legge. In che modo? Innanzitutto comprendi che devi tenere lo sguardo fisso su Gesù e non su te stesso. Ma una volta che tu guardi hai lo sguardo fisso su Gesù, tu superi la legge. La legge ti dice non commettere adulterio. La grazia ti dice molto di più. Quando hai la rivelazione del Figlio, la grazia ti dice non solo non tradire tua moglie, ma amala come Cristo ha amato la sua sposa, la sua chiesa, ed è morto per lei. Guardate, uno ti dice non tradire. Io posso non tradire mia moglie e poi essere freddo, acido, sgorbutico, nervoso, maltrattato, basta che me la tradisco. La legge ragiona così. Il cuore di Dio è onora padre e madre, e loro dicono no, il modo in cui ho di onorarti papà e mamma, dicevano i farisei, è questa, i miei possedimenti, ma sono consacrati a Dio, non posso. Quindi con la scusa di fare qualche cosa di legge, di onorevole, tu vieni meno a un qualcosa che è veramente importante, come onorare padre e madre. Gesù dice, la vostra tradizione vi lega da questa legge, vi lega. E non comprendete la verità. La grazia ha degli standard più alti. Cioè la grazia non è che dice che il peccato, ma sì, è peccato, ma con Cristo siamo perdonati, non importa. No, no, la grazia poi ti porta a livelli più grandi. Efesini dice finché cresciamo alla statura, ci eleviamo a Cristo. La grazia non è venuta per renderci delle bestie, ma per migliorarci, perché le bestie dovevano essere trattenute dalla legge, nel recinto della legge. Ma noi non dobbiamo, non è così che vinciamo. Se no, mi sembra di vedere cose a me strane, che vedo persone solo frustrate, persone che non riescono a vincere il peccato e si arrendono con Dio. Si arrendono. Ed è assurdo, perché il padre ha mandato il figlio a morire per il peccato. Quindi mi sento male quando sento queste cose, abbiate pazienza. Quindi, concludendo, spero di avervi veramente incoraggiato, e chi capisce che io vi sto incoraggiando a peccare, si faccia vedere da uno bravo. Voglio dirti questo, non voglio dire che la forza di volontà è una cosa assolutamente sbagliata, a volte ci va un po' di autodisciplina, cioè nel senso, la sveglia te la devi puntare perché sennò ti metti a dormire la mattina, parliamoci chiaro, però edificare la tua vita sulla forza di volontà ti porterà uno stress, una fatica e fallimento e frustrazione. Ti porterà fatica, ma Dio ci ha liberato dalla fatica, ha detto venite a me voi che siete faticati e oppressi, io vi darò il riposo. Quindi tu hai bisogno di riposare e di venire a Gesù, più che di dire Signore non lo farò più per te. Ricordati, ogni volta che stai dicendo Signore non lo farò più, questo non lo farò più, stai facendo qualche cosa per riconciliarti con Lui. Non vi suona di bestemmia questo? Perché se non
Hai un buon proposito? Dio ti dice: no, 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 quando, finché non cambi proposito, non venire da me. Quindi, cosa predichiamo a quelli che sono lontani da Dio? Sistemati, togli il peccato e vieni a Gesù. Quindi, Gesù, quello che ha fatto sulla croce, a che serve più? A niente, perché lo devono fare loro per arrivare. Quando il vero messaggio del Vangelo dice: venite a me, così come siete, e sarò io a lavarvi. Efesini dice: perché siete stati lavati, purificati. Non vi siete lavati, non vi siete purificati, ma siete stati lavati, siete stati purificati dal sangue di Gesù. Amen. Quindi, quando tu pensi al grido disperato che la tua forza di volontà ti ha abbandonato, ricordati questo. Ricordati il grido di Paolo: oh, povero me, chi mi libererà? Oh, ma grazie siano rese note a Dio che Lui mi ha liberato. Ricordati, si è caricato la legge del peccato e della morte, che è chiamato ministero della condanna della morte, affinché col suo sangue sprigionasse vita, la legge dello spirito e della vita. Tu devi andare a cercare ad attingere quella legge che ti libera, non che ti porta a sforzarti a vincere il peccato. Non è quanto dire no al peccato, ma quanto piuttosto dire sì a quello che Gesù ha fatto. E vi saluto. Lascio proseguire la vostra dieta, il vostro digiuno, quello che sia, la vostra vittoria, perché siete più che vincitori, più che conquistatori in Cristo Gesù. Quindi io vi benedico. Se pensi che può aiutare qualcuno, condividi questa diretta e che Dio ti benedica, che la legge dello spirito della vita possa veramente aprirsi e essere rilasciata nel tuo cuore nel nome potente di Gesù. Quindi, se posso suggerirti una preghiera, Signore, io depongo l'edificare la mia vita, la mia spiritualità sulla mia forza di volontà, la depongo. E prendo la legge dello spirito della vita che mi libera dal peccato, mi libera dalla dipendenza, mi libera da questa sigaretta, mi libera dal non portare a termine, iniziare una cosa e non portarla mai a termine. Sapete cosa mi... Io se non mi fermo di predicare vado avanti, sono pericoloso, mi devo fermare. Comunque mi ricorda il fatto di Deuteronomio: comincerai una cosa e non la finirai. La conseguenza della legge. Smettila di edificarti sulla forza di volontà, edificati su Cristo. La forza di volontà è come la sabbia, come edificare sulla sabbia. Edificati su Cristo, ok? Quindi ti benedico e ti incoraggio e vedrai come il peccato non avrà più potere su di te. Dio ti benedica, grazie a quanti mi hanno sostenuto con queste miriadi di cuori, ve ne faccio anch'io tanti, tanti, vi voglio bene e vi abbraccio e vi benedico in Cristo Gesù. Alla prossima, ciao a tutti.